giocavano i papà quando fanno l'inserimento al nido rispetto alle mamme? Io sono Allegra Lu e oggi vi voglio parlare di questo tema perché siamo in periodo di inserimento al nido e una mia amica mi ha detto che è molto dubbiosa sul fatto che il marito voglia farlo lui e teme che lui dimentichi, non so, il cambio delle calzine quando arriva al nido, che non guardi se le educatrici sono brave, insomma, si saprà gestire la situazione. Diciamo che non ha molta fiducia, ecco, mettiamola così. Visto che le ho risposto che secondo me sicuramente il marito affronterà la cosa in un modo diverso di come l'affronterebbe lei, sono andata dalla pedagogista Marta Stella Bruzzone del blog Mamme che Fatica e gli ho chiesto un parere, diciamo, tecnico sulla differenza di come le mamme e papà affrontano questo evento. Mi raccomando, se il tema e la puntata vi piacciono, cliccate sul pollicione lì su e iscrivetevi sui miei canali social così possiamo rimanere in contatto. Innanzitutto la dottoressa Bruzzone mi diceva che ci sono ora molti papà che si occupano dell'inserimento al nido e devo essere sincera che ne sono molto contenta. Ma adesso procediamo, sentiamo cosa ha da dirci la dottoressa. Mentre la mamma magari ha più bisogno di avere la situazione sotto controllo, di guardare, di vedere anche le altre figure educative come si muovono all'interno della struttura, di vedere gli altri bambini, se piangono, se stanno bene, di solito per esperienza i papà sono molto più tranquilli e rilassati, si godono il loro bambino e credo che possa essere un ottimo momento per loro per stare in maniera proprio esclusiva con il loro bambino e fare questa esperienza insieme senza, diciamo così, l'invasione di campo della figura materna. Ok, abbiamo visto che le mamme sono un pochino più controllori, ma c'è qualcosa in specifico in cui i papà fanno più attenzione rispetto alle mamme? Durante l'inserimento al nido, il papà sicuramente è più incentrato sulla relazione del proprio bambino e magari si concentra di più sulle conquiste che può fare, se il bambino appunto si guarda intorno, prende un gioco e di solito il papà ha anche una forte capacità ludica di interagire anche con gli altri bambini, perché comunque suscita sempre grandissimo interesse e fascino anche negli altri bambini. Parlando con la dottoressa Bruzzone ho capito proprio la differenza, no? Tra mamma e papà. Cioè, le mamme ci mettono più controllo, come dicevamo prima, ma il dettaglio guardano, o addirittura pensano già a come organizzare la settimana successiva in base ad impegni, lavoro e quant'altro. Ma in tutto ciò la grande differenza è che la donna ci mette più ansia rispetto al papà, che invece, cioè, beato lui, è molto più tranquillo, si gode il momento, non pensa ad altro e guarda l'aspetto ludico. La mamma, cioè, guarda le mensole, i giochi sono puliti, sono sporchi, cioè ha più probabilmente una visione anche oggettiva e pratica. Il papà, vabbè, è un asilo, ci penseranno loro, no? Se fa la cacca, ci penseranno loro a cambiarlo, cioè tranquillo. Il papà vive tutto in un modo, ma meno male, più se vogliamo ludico e anche aiuta in questo senso la mamma a sdrammatizzare un po' la situazione, perché tante volte poi appunto le mamme con il loro giustamente senso di colpa si sentono anche tanto sole e vanno sostenute, vanno aiutate, ecco. Ma come si sente un papà durante l'inserimento? Cioè, come vive il distacco? La figura paterna durante il distacco reagisce in un modo diverso da quella materna, e quindi sicuramente concepisce anche un po' il pianto del suo bambino come una delle tante prove, a cui dovrà essere sottoposto nella vita. Quindi la vive un po' più come un'avventura, se vogliamo, mentre invece giustamente una mamma potrebbe anche essere più preoccupata. Non per questo un papà si diverte a vedere il proprio bambino che piange quando va via, ma di certo lui la vive con un pochino più di tranquillità, nel senso di stacco. Il fatto è che la mamma non è mai stata abituata fino a quel punto a separarsi dal suo bambino, molto probabilmente, o almeno non in quella modalità quotidiana, per cui ci mette molta più ansia, più dolore, se vogliamo, da qualche parte, mentre il papà è abituato ad andare a lavorare dal secondo giorno che è nato, e quindi per lui è un po' più facile. Al bambino cambia qualcosa fare l'inserimento con la mamma o con il papà? Ai bambini in generale si adattano, hanno questa grandissima capacità di adattamento che poi noi purtroppo da adulti perdiamo, non si sa perché. Il bambino si adatta ad ogni situazione, ok, ma al papà?
fa bene fare l'inserimento? Osservando le dinamiche, diciamo così, di famiglie, è ovvio che nel primissimo periodo di vita sarà la mamma che in qualche modo affronterà più tempo con il suo bambino per tutta una serie di motivazioni, per cui credo che questa possa essere un'ottima esperienza per la figura paterna di godersi proprio il suo bambino in un modo assolutamente esclusivo in una situazione strutturata che è quella del nido. Benissimo, quindi se il papà fa l'inserimento al nido, lui potrà godere di questa esperienza speciale e la mamma può farsi proprio un po' cullare da questa tranquillità zen del papà, che guarderà piuttosto il lato ludico e forse un po' meno preciso della situazione. La mamma dal canto suo può quindi aiutare nella parte pratica organizzativa, ma deve anche perdere un pochino il controllo e dare tanta fiducia al papà. Raccontatemi nei commenti come stanno procedendo i vostri inserimenti al nido e se avete degli esempi pratici e curiosi della differenza dell'inserimento tra mamma e papà. Io sono Allegra Lu, seguitemi sui miei canali social, Facebook, Instagram e YouTube.